Maxi blitz antidroga ad Arezzo, controllati alcuni degli angoli più caldi della città, dai giardini della Porcinaia al parco del Colle del Pionta per finire ai giardini di Campo di Marte. Impegnate nelle zone che sono più colpite dai fenomeni dello spaccio e della criminalità, una su tutte, i giardini di Campo di Marte dietro alla stazione di Arezzo, le unità della Polizia di Stato della Questura Aretina, i rinforzi da Firenze del reparto prevenzione crimine e la Polizia Municipale, in azione anche le unità cinofile della Questura di Firenze. Abbiamo sia noi personale in borghese che la Polizia di Stato che ha diciamo, un po' attenzionato prima del blitz per verificare la zona, per consentirci di intervenire sapendo già cosa potevamo in qualche modo trovare, cosa potevamo aspettarci. Gli agenti, dopo una prima attività di osservazione, hanno cinturato l'intera area dei giardini di Campo di Marte ed hanno intrapreso una capillare azione di controllo di luoghi e persone. Una zona che è tra le più calde della città, che però nonostante quello che può pensare tanta gente è estremamente controllata e attenzionata sia da parte nostra sia da parte di altre forze dell'ordine. Insomma, diciamo che non passa, non dico giorno, ma non passa settimana dove non siamo qui a controllare, a identificare, a verificare i documenti o quant'altro vada controllato dei cittadini, sia comunitari che stracomunitari, e non è raro che appunto vengano anche denunciate persone. Rinvenute e sequestrata dagli agenti sostanza stupefacente, marijuana ed hashish. I controlli si sono infine spostati anche in altre zone del quartiere di Saione.